sorprende, padre. Non avrei mai immaginato che potesse prendersela tanto per un furterello. Certo, il sacrilegio è una faccenda spiacevole per lei. Ma come spiega il fatto che il sacrilego ha lasciato i candelabri d'oro e ha preso solo il calice che vale molto meno? Beh, il ladro o i ladri avevano troppa fretta. O forse lavorando al buio non hanno avuto modo di vederli. E allora il cero offerto a Satana? No, non può essere altro che il gesto blasfemo di un eretico. Queste stranezze sono piuttosto ricorrenti nei casi di effrazione e scasso. Rappresentano qualcosa come la firma del malvivente. Alcuni psicologi fanno risalire il fenomeno alla tensione nervosa che si impadronisce del soggetto. In questo caso il punto più importante è l'intenzione della persona che ha rubato il calice. Il ladro può credere nel conflitto tra bene e male, perché no? Peccato e perversione esistono, noi siamo circondati da presenze demoniache. Questo è vero, ma in una dimensione umana. Non riesco a immaginare una persona come lei che crede nella magia nera o nel culto di Satana. E il bambino rapito? Beh, adesso corre un po' troppo. Il bambino è stato sicuramente preso da qualche povera donna che non può avere figli. Questa, lo sa che cos'è? Radice di mandragola. Secondo me c'è qualcosa di diabolico in tutto questo. È solo una sua idea. Chiedo scusa, potrebbe firmare questi documenti? Lei permette, vero? Sì, certo. Porti qui. Il bambino verrà ritrovato. E il calice è sicuramente nelle mani di qualche antiquario poco scrupoloso. Prenderemo il ladro, ma non bisogna suscitare allarmismi. I ragazzi di oggi sono saturi di sesso e di droga e non esiterebbero a buttarsi su qualsiasi pratica eccentrica. È troppo facile arrivare a certe conclusioni. Ho avuto un rapporto su una vecchia zingara, una specie di fattucchiera che vende filtri d'amore e fa incantesimi. È una buona pista per noi della polizia. La farò prelevare e l'interrogheremo. E se sa qualcosa, le assicuro che la sputerà fuori. La mia intenzione era di prevenire il male. Non mi piace sentirmi responsabile per quella povera vecchia. Non voglio che soffra nelle mani dei suoi uomini. Lei pensi al suo lavoro e lasci che io faccia il mio, se non le dispiace. Può credermi crudele o senza cuore, ma grazie alla mia severità non abbiamo problemi con i girovaghi qui. Papà, vado nel parco con Anna. Vuoi darmi un bacio, certo, per favore? Certo, tesoro. E padre Juan. Ciao, Susan. Lascia in pace tuo padre, Susan. Le avevo detto che ero occupato e non doveva disturbarla. No, non importa, non mi ha disturbato. Adesso va con Anna, eh? Arrivederla, padre. Rientreremo presto. È una bambina molto affettuosa. Sì, molto. Mi spiace solo di non poterle dedicare tutto il tempo che vorrei. Da quando è morta mia moglie sono stato tanto preso dalla politica che ho dovuto affidarla a Miss Crawford. Che stava dicendo, padre? Niente. Forse lei ha ragione. Forse è solo immaginazione. Bene, non puoi lamentarti, il fante di denari. Queste spade non mi piacciono per niente. Ancora spade. Ah, ecco qui. Un gran signore, un uomo molto ricco. Il destino ha in serbo questo per te. Voi due perquisite dappertutto. Tu, vieni con me. Il bambino deve essere qui. Ne sono quasi certo. Ah, ho un mandato di perquisizione e l'ordine di tradurvi tutti quanti al posto di polizia. Che accidenti volete? Niente, vogliamo farti qualche domanda. Sta tranquilla. Non vi azzardate a toccarmi o la maledizione cadrà su di voi. Il mio padrone mi proteggerà, carogne. Meno chiacchiere. Andiamo. Glielo farò pagare, lo giuro! Scaglierò una maledizione su tutti loro! Per l'ultima volta, sei stata tu che hai rapito il figlio degli Hull? Parecchi testimoni ti hanno visto gironzolare attorno a quella casa. Dimmi dov'è il bambino! Non lo saprete mai. Ho capito. C'è una persona che avrebbe qualcosa da dire su questa faccenda. Dille che può entrare. Beh? Ah, scusi. Si vuole accomodare, prego. Ci mancava anche questa.
Io le ho fatto la carità, lo ricorda? 2 tozzi di pane muffito e carità. È stato tutto quello che ho potuto levarmi di bocca. Loro dicono che lei sa dove si trova mio figlio. Io non so niente di tuo figlio. Signora, è il mio solo bambino. Io non posso avere altri figli. Forse anche lei è una madre. Mi hai stancato, stupida vacca. Per favore, se lei sa dove si trova, la prego, me lo dica. È tanto piccolo. Rispondi, strega. Hai una pietra al posto del cuore? Per favore, non la rimproveri. Sono sicura che me lo dirà. Glielo chiedo in ginocchio, signora. La prego, mi ridia mio figlio. La prego, signora, abbia pietà di me, per l'amor di Dio. Non chiamarmi, signora, e non invocare il tuo Dio. Sono sicura che lei sa dove si trova. La prego, me lo renda. Le darò tutto quello che possiedo. Venderò tutto. Le darò tutto quello che vuole. Ma mi restituisca mio figlio. Non lo vedrai mai più. Sarà sacrificato al grande maestro. Le darò tutto, tutto. Ma lo prego, mi restituisca il mio bambino. Smettila! Mi ridia il mio bambino. Sei una pazza. So che saresti capace di uccidere quel bambino. Ma noi abbiamo un sistema che riuscirà a farti parlare. La tortura? Posso sopportarla. Lucifero mi darà la forza di resistere. Ci sono altri sistemi. Non credo che la tua magia sia capace di annullare un'iniezione di Pentotal. Sai che cos'è? È il siero della verità. Non parlerò. Il tuo potente amico non potrà venirti in aiuto quando il farmaco ti avrà privato della tua volontà. Ehi, Susan. Ciao. Il tuo orsacchiotto è guarito? Sta molto meglio, ma ha ancora un po' di febbre. Io credo che un bel cucchiaio di olio di ricino gli farebbe bene. Davvero? Salve, tesoro. Come stai? William, sei in ritardo, come al solito. Oh, sono letteralmente sommerso dal lavoro. Non abbiamo mai tempo per stare insieme. Hai ragione. Ceniamo insieme stasera? Questo l'ho già sentito da qualche parte, tesoro. Susan, io ti conosco e so che sei una brava bambina. Ti ho spaventata. Mio padre non vuole che parli con gli sconosciuti. Forse è meglio che se ne vada. Papà dice che è pericoloso. Senza darti il regalo che ho portato per te. Io non la conosco. È un bel amuleto. Si chiama Astaroth. Allora voglio vederlo. Lui vuol diventare tuo amico. Questo sarà il nostro segreto. Io te lo regalo se tu mi prometti di nasconderlo e di non mostrarlo a nessuno. Parla sul serio? Sì, è tuo. Prometti di non farlo vedere a nessuno. Giuralo. Lo giuro. Puoi giocare con lui quando sei sola nella tua stanza. Lo nascondiamo qui dentro. E questa è la collana di Astaroth. Solo i suoi amici possono portarla. A chi te lo chiede, rispondi di averla trovata. Non permettere che te la portino via. E non dimenticarlo. È il nostro segreto.
Questa poi è troppo bella, avanti. Di la verità, non crederai a una sciocchezza simile. Non no, scherzavo. Io voglio andare a casa. Ma non ti va più di dipingere? Mi sono stufata. Dove hai trovato quell'orribile collana, Susan? Non ti azzardare a toccarla. Sei disgustosa. Sei una donnaccia e gli permetti di fare le cose sconce. Siete due sporcaccioni. Pronto? Anna, vorrei sapere se Susan è ancora alzata. No, no, è andata a letto almeno un'ora fa. Strano, non mi ha dato la buonanotte. Beh, sì, è strano. Ma si sa come sono fatti i ragazzi oggigiorno. Stasera veramente non era del suo solito umore. Buonanotte, a domani. Beh, allora buonanotte. Thank you.
per gli uragani, per le epidemie, per i più grandi flagelli, per gli esseri immondi, Satana, dacci il tuo potere! Dacci il tuo potere! Principe immortale degli umani peccati, dacci il tuo potere! Dacci il tuo potere! Susan Barnes, figlia del nostro boia, in suo nome io ti ordino di violare tutte le leggi umane, di sovvertire le regole della vita, di realizzare l'impossibile. Susan Barnes, odio e perversione ti stanno aspettando. Susan, ci ascolti, vero? Alzati e vieni subito da noi. Vieni! La sua faccia ha un'espressione di odio. Devo parlarne con il padre. Susan attraversa un momento particolare. Forse l'abbiamo disgustata. Questo spiegherebbe la sua avversione per te. Ma non preoccuparti. Passerà. È una cosa normale alla sua età. Inginocchiati. Rinnega con tutto il tuo cuore la tua volontà e il tuo Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Abbandona la mano del tuo Dio e affidati al nostro padrone, Signore Lucifero. Li rinnego. Susan, accetti di offrirti con il tuo corpo e la tua anima, con la forza di volontà, a Satana, nostro maestro? Accetto. Allora giura di offrire tutta te stessa a Lucifero, nostro padrone e maestro. Lo giuro. Ecco la principessa che Lucifero ci ha inviato. Chi ci dice che sia la prescelta? Avanti, vogliamo una prova. Vedete? È Madre Gautier. Sono tornata per adorare il nostro signore e padrone.
Lucifero, ti riconosco quale signore e padrone e quale mio principe. Prometto di obbedirti ciecamente, di fare del male, di seminare odio, discordia e morte. E se fallissi nell'obbedire e nel servirti, prometto di offrirti la mia vita, così come tu vuoi. Su, svegliati, Susan. Ora di alzarsi, tesoro. Susan, dove ti sei nascosta? Ecco la tua colazione. È una bella giornata oggi. Io non so cosa le sia preso stamattina. Lasciaci sole, per favore. Sì, sì, certo. Perché ti comporti in questo modo? Una bambina educata non deve fare certe cose. Perché non ti fai una scopata e mi lasci in pace? Noi dobbiamo amministrare la giustizia con mano molto ferma. Questo è il solo sistema per mantenere quella pace e quella tranquillità di cui abbiamo sempre goduto nella nostra contea. Aggiungerò qualche parola di saluto quando la firmerò. Mi scusi, eccellenza. Potrei parlare? Ah, certo, Anna, si accomodi. Sarà meglio battere la macchina subito. Provvedo subito. Devo parlarti di qualcosa di molto importante. Di pure. Sono molto preoccupata per Susan. È una bambina ubbidiente, educata. Forse dovrei dire era. Era? È cambiata completamente, così, dalla sera alla mattina. Come se fosse ossessionata da... non saprei proprio come dire. Intendi dire problemi sessuali? Sì, ecco, è cattiva, usa un linguaggio osceno. Nessuno dei suoi amici può averle insegnato certe parole. E poi è diventata molto violenta. Ammazza lui, è libero! Via! Ammazza lui! Hai visto che è libero? Via, via, dai! Presto, tirala! Se troppo lui ne vuoi! È libero, solo per altri pensieri! Non è potuto giocare con la mela, il suo gioco! Tira! Ehi, smettetela, smettetela, fatela finita, altrimenti vado a chiamare mio fratello! Dai,
Buongiorno, padre, come sta? Buongiorno, Anna. Come va, Susan? Bene. Vedo che sta leggendo il giornale. Sì, ma non c'è niente che possa interessarti. So quello che è successo. Susan! È la verità. Come l'hai saputo? I bambini ascoltano sempre tutto. Purtroppo. Comprese le atrocità commesse da qualche mente malata. Se non posso sapere niente, perché non ce ne andiamo? Susan, la prego di scusarla, in questi giorni è veramente impossibile. Aspetti un momento. Che succede adesso? Che cosa vuoi fare? Torno subito. È vero che i preti non dicono bugie? No, questo non è possibile. Però ne dicono di meno. Questo è vero. Allora, se le faccio una domanda, lei mi dirà la verità. Se è possibile, te la dirò, certo. È possibile, altro che se è possibile. E se non la dice, vuol dire che non vuole. Sentiamo, di che si tratta? I preti hanno quella cosa come gli altri uomini. Di che stai parlando? Del cazzo. Chi ti ha parlato di queste cose? Vuole rispondermi, ce l'hanno o no? Noi siamo come gli altri uomini. E scopate anche come gli altri uomini. Ma tu non devi parlare così. Lei non vuole rispondere. Come apprenderai quando sarai grande? Noi dobbiamo reprimere i nostri desideri. E lo fa anche lei? Sì. Allora lei deve essere un frocio o un impotente. Che cosa hai detto a padre Juan? Avanti, Susan, rispondi. Niente che possa interessarla, Miss Anna. Aspetta un momento, devo parlarti. Adesso, ci stanno aspettando. Ehi, voi due. Un attimo, dovete... veniamo subito. Non possiamo farlo più tardi. È troppo importante. Va bene, parla. Che è successo? Ti stai comportando in modo strano. L'estate scorsa era tutta un'altra cosa, non mi perdevi mai di vista. Ma noi siamo sempre buoni amici. Perché non hai risposto alle mie lettere? Sei forse arrabbiato con me? No, no, Esther. Tutti gli amici pensavano fossimo fidanzati. C'è un'altra donna? No. Non vuoi dirmi cosa c'è? Ti prego di perdonarmi, Esther, non ti sono stato fedele. Ah, allora è vero, c'è un'altra donna. No, ho cercato di stare lontano da te, perché in quest'ultimo anno le mie idee sono cambiate. Ma ci deve essere una ragione. Desidero che tu sappia che ho deciso di farmi prete. Tu? Sto per entrare in seminario. Sei proprio sicuro di volerlo fare? Sì, Esther. Nel frattempo, la gente della nostra città ha paura di uscire di casa la sera
terrorizzata da un mostro capace di infierire crudelmente sul corpo di un povero neonato. Questa è la nostra domanda. Riceveremo una risposta. Firmato William Grant. Questo è un diretto attacco al ministro degli interni, ragazzo mio. La tua fidanzata non lavora per lui. Sì, ma che c'entra? Che cosa ha detto il coroner? Il bambino è stato ucciso dopo che la zingara era stata arrestata ed era morta. Non è una prova valida. Potrebbero pensare che hai qualcosa di personale contro Barnes. Dì un po', è uno di quelli che corteggiano le donne che lavorano per lui? Non pubblichi questa roba se teme una rappresaglia, ma non tiri in ballo la mia ragazza. Ehi, Smith. Sì? Prima pagina, su due colonne. Va bene. Con una bella foto del corpo del bambino, eh? Ok. E assicurati che si vedano le ferite. Va bene. Così si dirige un giornale, figliolo. Massima precisione, obiettività e dinamite. No. Hai già sofferto abbastanza. È meglio che tu non lo veda. Voglio vedere mio figlio per l'ultima volta. Voglio vederlo prima che me lo portino via per sempre. Ha diritto di vederlo. Solo un demonio poteva infierire così. Ora sarà meglio andare. Non mi piace che mi si urli così. Lei non è la padrona di casa qui. Perché hai lasciato le finestre aperte? Con tutta questa pioggia i rospi sono saltati su dal giardino e hanno invaso la stanza. Guarda che roba, e ora invaderanno tutta la casa. Ma che diavolo sta succedendo? Apri questa porta! Susan! 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 Hai sentito quello che ho detto? Oh.
Che cosa può esserle successo da provocare una tale trasformazione? Prima un linguaggio osceno, poi quelle urla e quelle orribili risate. Posso comprendere le sue preoccupazioni, ma le assicuro che la psicoterapia può curare certe anomalie. Potrei farle una domanda. Quali sono le sue impressioni dopo averle parlato? Vede, è un caso molto particolare, Mr. Barnes, ma sua figlia ha un incredibile quoziente di intelligenza. Susan? Ma mi è sempre sembrata una ragazzina come tutte le altre e non troppo brillante negli studi. Mi ha parlato in lingue diverse, compreso il greco antico e anche in latino. E in un altro idioma che mi è del tutto sconosciuto, ma che potrebbe essere sanscrito. Ma che cosa dice, dottore? Noi stiamo parlando di Susan. Pensi che non è stata nemmeno capace di imparare un po' di francese. E questo non è tutto. In quelle che potrebbero essere definite maniere impertinenti, mi ha fatto domande sulla teologia, alta matematica e anche sulla storia di culture ormai scomparse da millenni. Vede, Mr. Barnes, io sono sicuro che sua figlia mi abbia preso per uno sciocco, presuntuoso e ignorante, almeno a giudicare dalle sue risate. Ma è impossibile, dottore. Nessun disturbo mentale potrebbe influire a tal punto. Dottore, venga subito, la prego. ...50 mg di turazina, presto. Sì, dottore. Su, buona. Ferma. Non voglio che quella brutta troia mi fichi l'ago nel culo. Slegatemi, maledetti! È un tranquillante, Susan. Non allarmare tuo padre. Vuoi dire che non devo spaventare te? Tu, pezzo di fesso, che non sai niente. La tua scienza è tutta una stronzata. Vuoi che ti dica che cosa hai fatto questa mattina? Hai mandato dei fiori a Mrs. Blayton, la vedova, quella che stai cercando di convincerti a aprirti una clinica. Svelta con quell'iniezione. Non mi toccare, brutta vacca schifosa. Non ti provare a toccarmi con quell'ago, hai capito? Troia! Lurida vacca schifosa! Troia! Anna, venga a vedere che cosa ho trovato. Ma che diavolo stai combinando? Non sarai diventata matta? Io non ho fatto niente. I mobili si muovevano da soli. Dove l'hai trovato? È la prima volta che lo vedo. Dottore, perché vuole la mia opinione su questo caso? Lei non crede nel soprannaturale? No, ma credo nella forza della superstizione e nel trauma prodotto alcune volte da un'educazione troppo repressiva. Nella sindrome di Susan vi è una possibile base religiosa, questo è evidente. Lei non vuole ammettere che altre persone o individui parlino attraverso Susan? Susan sarebbe un'indemoniata. No. Queste convinzioni appartengono al Medioevo, agli anni della paura, della grande eresia. Ai nostri giorni la scienza può spiegare tutto. Ho quasi tutto, dottore. Il potere del male è nell'eresia che emana da Satana. E per manifestarsi ha bisogno di persone, di un'eretica. Sì, nella letteratura religiosa, nella letteratura di tutti i tempi, il nome di Satana è sempre associato al vizio, al male, all'odio. Tutte peculiarità che sono tipicamente umane. Ma oggi, quando è stato scientificamente provato che un elettrone passa nello stesso tempo attraverso due fori praticati su ciascun lato di uno stesso piano, tutto può essere accettato come normale. E come può spiegare il caso di Susan in modo scientifico? Epilessia, droga, schizofrenia, ipnosi possono produrre reazioni muscolari impossibili a ripetersi in stato di normalità. E la conoscenza di alcune lingue, il suo livello culturale impossibile per una ragazza della sua età? Noi sappiamo che i geni hanno una memoria.
L'uso del linguaggio e il sapere in generale vengono ereditati dai nostri progenitori, rimangono dentro di noi e si manifestano soltanto attraverso particolari stimoli mentali. Così può spiegarsi la sensazione che talvolta abbiamo di essere stati in un determinato posto in passato. È un qualcosa che emerge come una memoria, come un sogno attraverso il tempo. Sta forse riferendosi all'anima mundi dei seguaci di Platone? Sì, quello che Itz ha definito la memoria della razza. Stiamo parlando di mia figlia e non di un soggetto di esperimento. Io voglio sapere se si può curare oppure se è il caso di... È troppo presto ancora per fare una diagnosi. Abbiamo scartato la possibilità di uno stato cerebrale patologico causato da un tumore, per esempio. Desidero che un neurologo la sottoponga a elettroencefalogramma. Perché non mi permette prima di consultare un esperto, Mr. Barnes? Sull'eresia di Satana? O forse vuole interpellare un esorcista? Perché non vi sedete? Avanti, padre. È tutto abbastanza chiaro in questo caso. Il buio non ci spaventa più. Lei sa che all'origine di tutto questo c'è la paura dell'ignoto, la paura della natura, della malattia e della morte. Le vostre streghe di due secoli fa potevano essere benissimo curate con un buon tranquillante. Non ne sarei tanto sicuro. I vostri tranquillanti non ridanno la vita al bambino ucciso. È stata proprio questa la catalisi emotiva che ha prodotto nella bambina una crisi psicopatologica. Io vorrei che facesse qualcosa per me. Medicina o esorcismo, non importa. A me non interessa se mia figlia è pazza o se ha fatto un patto col diavolo. Non voglio sapere né di magiche né di logiche spiegazioni, ma lei deve mettere fine a questo orrore. Io continuo a insistere nel richiedere un esame del neurologo. Dovrò farla ricoverare? No, può tornare ai suoi giocattoli, vivere nella sua casa. Le sue condizioni possono essere particolari, ma le assicuro che non corre alcun pericolo. Ciao, come mai qui? Stamattina abbiamo trovato questo nascosto nello sacchiotto di Susan. Credo che rappresenti il demonio. Potrebbe essere un avvertimento o una specie di fattura. È un feticcio molto strano. Ne succedono un sacco di cose strane in quella casa. Mi scusi, signora, potrebbe indicarmi la casa delle tre sorelle? È quella laggiù all'angolo. Grazie tante. Senta, non vorrà mica andare in una casa simile? Sì, mi hanno chiamato d'urgenza, perché me lo chiede? Forse lei non lo sa, ma è un casino. Dove mi chiamano io vado. Faccia come le pare, io l'ho avvertita. Le sono molto grato, signora. Buongiorno. Buongiorno. Sono padre Juan, mi avete cercato? Ah, sì, prego, si accomodi. Non sapevo che fosse cattolica, non me l'aveva mai detto. Ma ha insistito perché la chiamassi. È una gran brava ragazza. Prima ha fatto un cattivo matrimonio e ha avuto il divorzio. Poi ha cominciato a frequentare chiunque passasse per l'autostrada. E lei sa come vanno certe cose. Certamente. È molto malata. Credo di sì. Ieri sera si è scolata un'intera bottiglia di gin. E non ha mangiato proprio niente. Deve credermi, è la prima volta. Si accomodi. Grazie. Scusi, mi hanno detto che ha bisogno di me. Non credevi di trovare me, vero? Specialmente qui dentro. Ero incerta se chiamarti o no. E mi seccava anche farlo. Ma dovevo vederti. E tu dovevi vedermi così. Che cosa vuoi da me? Volevo farti ammirare quello che mi hai fatto. Non puoi dimenticare che io sono la stessa donna che tu hai tanto amato. Ti ricordi di questo?
Me l'hai regalato come pegno d'amore. Io ero giovane allora, molto bella. E anche piena di tante illusioni. E lo sai cosa sono ora? Una puttana, ecco cosa sono. Una puttana che si vende per un paio di dollari. Perché non vuoi guardare? Perché non alzi quegli occhi? Non abbi il coraggio di guardare quello che hai fatto di me. Non puoi farmene una colpa. Tu stessa hai scelto la tua strada. Non avevo scelta. Tu mi hai abbandonata senza curarti minimamente di me. Il Signore mi ha chiamato, eh. Non hai pensato a me. Non hai mai pensato di aver rovinato la mia vita, no! Tu eri sano e salvo. La tua chiesa ti proteggeva. Almeno fino ad ora. Perché in futuro avrai la vita che faccio sulla coscienza. E quando starò tra le braccia di un uomo, penserò di scaricare la mia colpa sulla tua sporca anima di bastardo. E questa, questa sarà la mia vendetta. Accetto di fare miei i tuoi peccati, ma sei tu che devi pentirti. Hai ancora tempo per cambiare, per ricominciare tutto da capo. E tu mi perdoneresti? Sì, Esther. Allora butta via quest'abito, ti prego, e fuggiamo insieme. Io farò tutto quello che tu vorrai. Nessuna donna ti amerà come me. Non è questo l'amore che io sento per te. Non lasciarmi un'altra volta, ti prego. Non mi capirai mai, Esther. Sì, certo che ti capisco. Tu sei solo un egoista ipocrita, ecco cosa sei. Tu mi hai rovinato. E non hai provato la minima pietà nel vedermi ridotta così. Esther, io vorrei... Vattene! Che... Ti ho detto di andartene, cosa aspetti? Grazie per essere venuto, Mr. Grant. Mettiamo da parte il suo giornalismo scandalistico. Tutto quello che mi interessa ora è mia figlia. Sì, sì, capisco. Che cosa le ha fatto pensare che la malattia di Susan sia una specie di vendetta? Potrebbe essere una risposta alla severità con cui lei amministra la giustizia. Lei ha fatto arrestare quella donna e i fenomeni misteriosi hanno avuto inizio dopo la sua morte. Stregoneria? Ci crede anche lei? Come potrei crederci? Ma qualcuno potrebbe aver dato a Susan qualche specie di droga. Ho paura che non solo la salute di mia figlia, ma la sua stessa vita sia in pericolo. Non esageriamo, Grant è un giornalista e la sua immaginazione corre un po' troppo. Senta, Grant, dimentichiamo le nostre polemiche e stipuliamo una tregua. Non pubblichi niente che possa danneggiare mia figlia. Accetto, Mr. Barnes, ma soltanto per Susan. La ringrazio. A parte le cure psichiatriche, quali altri accorgimenti potremmo prendere? Intensificare la sorveglianza della polizia. Qualcuno potrebbe avvicinare Susan. La sua casa deve essere controllata, come il telefono. Anche il telefono? Sì. Non vorrei che qualcuno le comunichi dei messaggi. Già, è vero. Bisogna provvedere a piantonare la casa. Sempre che lei me ne dia l'autorizzazione. Non perdiamo tempo. Sì, signore. Che sta facendo quello sbirro? Perché mi sorveglia? Tuo padre si preoccupa per te, Susan. L'unica cosa che realmente interessa a quell'uomo è la sua carriera politica. Non parlare così, tuo padre è un uomo eccezionale. Chi può saperlo meglio di te, dal momento che ci vai a letto? Susan! È inutile negare, ti ho visto fargli un pompino. Non ti batte il tuo giornalista, siete un branco di maiali. Non ti permetto di parlarmi in questo modo, è perché continui a portare questa roba, ti ho detto di buttarla. Ora mi stai stufando, hai capito? Racca! Susan, mi fai male! Eh?
Buonasera, signorina. Buonasera. Bella serata, eh? Pronto? Vorrei parlare con Billy Grant. Chi lo desidera, prego. Anna Crawford. Un momento, lo chiamo subito. Bill? Bill? La tua ragazza? Ciao, Anna. Buonasera, tesoro. Devo vederti subito. Devo dirti una cosa importante. Subito? Ma non è possibile, sono pieno di lavoro. Metti da parte il giornale per una volta. Io sono in pericolo. Non posso venire da te, non dobbiamo farci vedere insieme. Se veramente mi ami, vieni al parco fra mezz'ora. Ti aspetto vicino alla statua. Non dimenticare che ti amo tanto. Anna. Anna, amore. La prego di scusarmi, padre. Non volevo disturbarla. Sono passata da casa sua e mi hanno detto che era ancora in chiesa. Ho bisogno di parlarle. Si accomodi. Allora, che cosa ha da dirmi? Voi tutti potreste essere di grande aiuto. Noi? Di chi sta parlando? Dei preti cattolici, vede padre, ho letto da qualche parte che voi potete fare gli esorcismi. Per prima cosa è necessario essere posseduti dal demonio. Io credo che Susan sia posseduta dal demonio. Sì, lo credo fermamente. Da che cosa ha tratto questa convinzione? Ho visto mobili che si spostavano da soli. Ho provato un freddo intenso in una stanza ben riscaldata. Ho sentito odori nauseabondi. E soprattutto ho sentito la presenza di qualcuno che parlava attraverso Susan. Qualcuno osceno e cattivo. E ho anche visto in fondo ai suoi occhi la presenza del demonio. Sono convinta che è posseduta. Non tutti accettano tali fenomeni. E io ho molti dubbi. La nostra chiesa parla di ossessi solo in casi ben definiti. Che prove le occorrono, padre? La scienza deve esaurire tutte le sue risorse, provare che non sia isterismo, schizofrenia o solo immaginazione. Inoltre bisogna arrivare alla conclusione che il fenomeno va oltre i limiti naturali. Io non sono isterica e non ho alcun interesse a inventare, padre. Le confermo che sono certa di aver assistito a manifestazioni soprannaturali. Lei deve fare qualcosa. Noi dobbiamo prima esaurire tutte le possibilità, mi riferisco alla scienza ufficiale, e poi ottenere una dispensa speciale dei nostri superiori. Ma devo premettere che non tutti i sacerdoti sono esorcisti. Bisogna essere esperti in certe pratiche ed essere decisi.
Ferro, maledetto! Fuori! Sei arrivato, tesoro. Ma tu chi sei? Hai la voce di Anna. Oh, mio Dio. Com'è possibile che tu... Non perdiamoci in chiacchiere. L'importante è che noi due siamo soli e che adesso facciamo all'amore. Lasciami andare. Baciami, amor mio. No. E dimmi che mi ami. Tu lo voglio, no. Mio! 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 Lo sapevo che ti avrei avuto. Baciami, amor mio. Ti ho ordinato di baciarmi! Porco! Hai baciato Anna! Ma a cosa ti serve adesso? A nulla. A me invece serve. E come? Si direbbe proprio l'opera di un maniaco sessuale, padre. Il suo corpo ha subito le stesse profanazioni compiute sul corpo del bambino. Se i due crimini sono collegati, bisognerà pensare a un pazzo omicida o a qualcosa di premeditato. No, la vecchia zingara è voluta morire. Non è stata vittima di un pazzo. Ritengo ritrovarci davanti ad un caso di satanismo. Non cerchiamo di sfuggire alla realtà con delle fantasie, padre Juan. Quest'uomo aveva accusato le autorità di inefficienza. Era coraggioso e determinato e per questo motivo è morto. L'assassino quindi è un uomo pieno di inventiva e ha aggiunto un particolare macabro per distrarre la nostra attenzione. William Grant è morto per aver chiamato le cose col loro nome. Il mio giornale continuerà ad attaccare le autorità ogni giorno se persisteranno nella loro politica di attendismo e inazione. La polizia fa quello che può. La reale mancanza di logica rende questo caso più difficile, perché se noi, data la situazione, cerchiamo... La polizia sta ciurlando, eccellenza. Nessuno è stato ancora arrestato. State coprendo qualcuno, questo glielo dico io. Scopa adesso con Ellen, se sei capace. Pronto? Vorrei parlare con Billy Grant. Chi lo desidera, prego? Anna Crawford. Un momento, lo chiamo subito. Bill? Bill? La tua ragazza? È questa la voce, vero? Allora lei ha riconosciuto la telefonata. Perfettamente. Non sapevo che fosse stata registrata. Ecco, questo è il testo della conversazione. Vuole controllarlo, per favore?
prego allora di mettere una firma. Tante grazie. Abbiamo finito per oggi. Ma avremo bisogno della sua testimonianza al processo. Sono a disposizione fin da questo momento. Bene, grazie ancora. Fa entrare l'altra ragazza. Si accomodi, prego. Si segga, per favore. Ciao, Anna. Buonasera, tesoro. Devo vederti subito. Devo dirti una cosa importante. Subito? Ma non è possibile, sono pieno di lavoro. Metti da parte il giornale per una volta. Io sono in pericolo. Non posso venire da te, non dobbiamo farci vedere insieme. Se veramente mi ami, vieni al parco fra mezz'ora. Ti aspetto vicino alla statua. Non dimenticare che ti amo tanto. Anna! Anna! Amore! Ha riconosciuto la sua voce? Non saprei, non riesco a comprendere. Io non ho telefonato a Bill, non ho mai detto niente del genere. Senta, questo atteggiamento non le gioverà. Chiunque può giurare che si tratta della sua voce. Ascolti, Miss Crawford, farebbe meglio ad accettare l'evidenza e firmare una dichiarazione. Ha telefonato a Grant, non ha riconosciuto la sua voce? Sì, è proprio la voce di Bill e la voce della donna è forse simile alla mia. Io non so che suono abbia la mia voce, ma le ripeto che non ho fatto quella telefonata. Pensa che qualcuno abbia imitato la sua voce? È possibile, ma come posso provarlo? Ha detto di trovarsi in una chiesa cattolica a quell'ora, dichiarando poi di non essere cattolica. Non è una contraddizione? Volevo parlare con padre Juan. Non era piuttosto tardi per un colloquio? Era una cosa molto urgente. Vuole dirmi quale ne era l'argomento? Si trattava di Susan, la figlia del primo ministro. E cosa era successo da spingerla a quell'ora di notte a parlarne col sacerdote? Io credo... credo che sia un'indemoniata. Cosa? Beh, lasciamo stare questo argomento per ora. Lei è rimasta col prete per 15 minuti. Che cosa ha fatto tu? Gliel'ho già detto. Mi sono fermata in giardino. Perché? Per pensare. È tutto così confuso. Già, pare anche a me. E mi dica, quando lei è tornata in giardino, il poliziotto era ancora lì? No, l'ho visto solo quando sono uscita di casa. Per me è tutto chiaro. Sono sicuro che è la sua voce e i periti che consulteremo diranno la stessa cosa. Mettiamo le cose in chiaro una volta per tutte. Lei ha telefonato al suo fidanzato, sì o no? Risponda. Io non l'ho chiamato, non ho visto Bill ieri sera, lo giuro. Ho un regalo per lei. Susan, che fai qui? Cosa mi hai portato? Sono sicura che le piacerà. Che le piacerà tanto. Oh, bambina mia. Chi ha fatto entrare questa bambina? È la figlia di Mr. Barnes. Non mi importa, anche se fosse la figlia del Padre Eterno. Chi è quel cretino che sta alla porta che l'ha fatta entrare? Avanti, carina, vieni con me, su. Ora vado. Ho un mucchio di cose da fare, arrivederla. Ciao, Susan. Fai la brava. Non dare preoccupazioni a tuo padre mentre io sono qua. Aspetta un momento. Dimmi com'è che ti chiami, piccola mia. Susan Barnes. Quante volte devo ripeterlo qui dentro? Perché non giochiamo a scoprire quello che uno pensa? Non ho tempo da perdere per certe sciocchezze. Io ti faccio una domanda e tu mi dai una rispostina. Non ti piacerebbe? Lei vuole interrogarmi. Qualcosa del genere. Allora, giochiamo? Non perdiamo tempo. Cosa vuol sapere? Quella macchia sulla tua tasca, che cos'è? Ah, questa qui. Non lo vede che è sangue? Io sono il commissario Morrison, il più stupido uomo di tutta la contea. Ma questa è la... No! 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 Un sesso. Non beva più, Mr. Barnes. Non le sarà di aiuto. Deve mantenere la mente ben sveglia per affrontare un nemico che è potente e crudele. Crede ancora che tutto questo sia opera del diavolo? Ora più che mai. Susan non avrebbe fatto una cosa simile di sua spontanea volontà. È assurdo, è stata rapita. Dove l'avranno portata? Che cosa possiamo fare noi? La troveranno, non si tormenti. Bisogna dargli tempo. Intanto che cosa le succederà? Mi scusi, signore.
Una donna ha portato questo anello da consegnare a padre Juan. Le è stato dato da una ragazza che è morta stamattina. Ti ricordi di questo? Per l'anello di Salomone, madre Gautier, io ti imploro di venire in mio aiuto questa notte. Madre Gautier, torna dagli inferi, torna dagli inferi. Madre Gautier. Il mio nome è Susan. No. Tu sei la principessa inviata da Lucifero. Sono la figlia del ministro Barnes. Tu sei madre Gautier. Lo sarò se sarà necessario. Perché mi hai chiamata? Aspettiamo i tuoi ordini. Le sorelle vogliono un sacrificio. E lo avranno. Bisogna trovare un bambino che non sia ancora stato battezzato. Non è questo il tuo compito. Devi pensare solo ad avvertire le sorelle. Per quando? Per stanotte a mezzanotte, tra un'ora. Farò come tu ordini. Buonasera, Susan. Credevo che tu fossi. Dov'è mia zia? Chi è? Sono io. Susan, a quest'ora della notte, ti senti bene? Non mi sono mai sentita meglio. Ti stanno cercando dappertutto. Tuo padre è molto preoccupato. Come sta il mio cuginetto? Bene, ma ora dimmi, che cosa ti è successo? È stato battezzato? No, no, ancora no. Che spavento ci hai fatto prendere, perché sei scappato? Potrai vederlo? Certo, certo che lo puoi vedere. Avanti, ti accompagno nella sua stanza, ma cerchiamo di non fare rumore. Non vorrei che si svegliasse. Come vorrei che tuo zio fosse qui. Lui saprebbe certamente cosa fare. Il suo desiderio era di stare con tuo padre, ma sai che non manca mai ad una riunione dei suoi vecchi alunni e ci vogliono 3 ore di macchina per raggiungerlo. Chiama papà e digli che sono qui. Sì, certo, sarà meglio che gli telefoni subito. E allora, che cosa aspetti? Vado, vado subito, Susan. Sono così frastornata. Sono successe tante brutte cose. Sì, è qui da me. Ora cerca di fare presto. Susan, vieni fuori. Dove ti sei nascosta? Oddio mio, è sparito! Susan! Dove vai? Faccia presto, la prego. Voglio parlare col ministro Barnes. Faccia presto, signorina! No, lei non deve venire. Ne ha già passate troppe per oggi. È vero, vada a riposare. Devo vedere Susan, non lo capite? Non posso restare qui. Probabilmente Susan non ne sa niente. Ma se le fa paura restare sola, venga con noi.
Voi altri non dovete seguirci. Prendete l'altra strada. Signore padrone Lucifero, io ti riconosco quale mio padrone principe e prometto di servirti, obbedirti per tutta la vita, di fare del male, di seminare perversione e odio. Siete in arresto! La polizia! Susan! Susan, fermati! Susan, in nome di Dio! Non nasconderti là dietro, mostra la tua faccia! Va de retro, oh. Satana! Ritorna all'inferno, che è il tuo regno! Non ricordi di avermi voluto bene un giorno? Io ero giovane, bella, e ti amavo tanto. No, tu non sei Esther. Non mi inganni. Quando sono morta, mi sono rifugiata in questo corpo. Non scacciarmi.
Tu hai fatto sempre del male alla tua Esther. Lasciami. Sii buono. Sei stato il mio solo amore. E tu lo sai. Io ti prego, per tutte le disgrazie che mi hai portato, vattene via. Lasciami sola. No, tu non sei Esther. Tu sei un'eretica. Stai cercando di confondermi. Vade retro, Satana. Vade retro. Morire in pace.